emendamenti successivi che non sono proprio di tipo costituzionale ma di tipo normativo sulla questione della 107. Io adesso mi prendo 10 minuti per farvi una riflessione, nel senso che non voglio entrare nel merito tecnico, giuridico, visto che è stato preceduto da ben illustri colleghi. La riflessione è questa: noi siamo in un periodo molto complesso. Il contesto in cui ci stiamo muovendo è caratterizzato da... Nel prossimo mese abbiamo un referendum abrogativo di cui poche persone sono a conoscenza. Ed è un referendum importante anche questo. Abbiamo un referendum promesso dal governo Renzi, cioè dalla stessa maggioranza, mentre i referendum confermativi dovevano essere tutela delle minoranze, sulla questione della riforma istituzionale. In questo contesto noi ci stiamo muovendo su una proposta referendaria che io considero fondamentale, ma che deve essere inserita all'interno di questi processi complessi. Cioè io non vedo slegata la proposta nostra di abrogazione di parte della legge 107, di alcuni snodi della legge 107, rispetto a quello che sarà la riforma costituzionale e rispetto a quello che saranno poi gli esiti di rafforzamento di un esecutivo sempre più rilevanti, non solamente a livello nazionale, ma nella logica di una creazione di poteri forti all'interno sia centrale che locale. Perché dobbiamo leggere, anche se guardate i decreti Madia e quant'altro, io non voglio entrare nel merito proprio tecnico e specifico delle questioni, però, come si diceva prima, l'indirizzo è quello di rafforzamento di una oligarchia che decide sulla testa delle persone, cioè un abbattimento del livello democratico sul quale noi contavamo di restare in qualche maniera garantiti. Cioè si tratta di una trasformazione non tanto solo della carta costituzionale in senso formale, ma in senso sostanziale, ed è quello che preoccupa. Per quello preoccupa nella legge 107 il fatto che, se la leggete dall'inizio alla fine, tutto quello che è al centro della legge è l'abolizione di fatto degli organi collegiali così come sono stati costruiti nel giro degli anni. Noi abbiamo dal ormai quasi 20 anni combattuto le grandi proposte di riforma degli organi collegiali. Mi ricordo perfettamente, cioè, avendole seguite anche personalmente andando in Commissione Settima, la questione della proposta Preaghizzoni, ma prima c'era ancora la proposta del 2001, cioè, subito dopo la riforma Berlinguer, hanno cominciato subito a fare proposte di riforma degli organi collegiali in senso di rafforzamento del potere del dirigente scolastico. Mentre nelle prime proposte il dirigente scolastico era inserito in un consiglio dell'autonomia, un consiglio della scuola che in qualche maniera condivideva delle responsabilità, la legge 107 abolisce, fa un salto molto più rilevante rispetto a quella che era la proposta Aprea, la proposta Moratti e altre proposte che si sono succedute nel corso degli anni, dando di fatto tutto il potere ai dirigenti. Ora, quando leggete che il collegio dei docenti viene dequalificato a puro organo tecnico organizzativo rispetto agli indirizzi dati al dirigente, si tratta di una cosa gravissima. Laddove il Consiglio Istituto diventa di fatto poi quello che approva ex post quelli che sono gli indirizzi e cioè perciò le scelte politiche, organizzative, gestionali e dirigente, è una cosa gravissima. Cioè di questo nessuno ne parla, perché tra parenti noi in questo momento dobbiamo considerare il fatto che nelle nostre scuole, facendo gli insegnanti, noi stiamo subendo questa applicazione della legge. Dobbiamo anche capire che se l'applicazione della legge continua in questa maniera, gli effetti negativi saranno moltiplicati per 100, nel senso che, come si diceva prima, avremo una fine di fatto alla libertà di insegnamento, nella misura in cui il metodo, gli obiettivi, le scansioni, il livello delle competenze viene deciso da altri e non da noi. Questo è il problema dei problemi, ed è per quello che fare questa battaglia sul referendum, sulla buona scuola, è la battaglia non solamente politica, ma di libertà della scuola e libertà dell'insegnamento.
E questo dobbiamo però farlo nostro, coniugandolo anche col fatto che dobbiamo porci il problema delle altre battaglie che dobbiamo fare, secondo me, insieme con altri e con chi più ne ha più ne metta, rispetto alle riforme costituzionali. Se pensate che nella riforma costituzionale, ne parlavo ieri col professor D'Andrea, c'è l'iter legislativo a data certa. Cioè c'è scritto che a un certo punto, su una proposta del governo, che il governo ritiene se stesso, cioè lui che decide, di grande rilievo per il suo programma, il Parlamento, che è dequalificato nella Camera dei Deputati con una minima presenza del Senato, ormai una specie di ectoplasma, ha 70 giorni o al massimo 85 per deliberare. Ora è come trasformare tutte le leggi in decreti legge. Cioè il fatto che l'accusa che è stata fatta al governo di forzare il procedimento legislativo, cosa che è stata fatta anche con la 107, perché vorrei ricordare, il procedimento legislativo è stato forzato, abbiamo detto in più occasioni che la legge così complessa aveva bisogno di tempi lunghi e avevamo detto che avevamo bisogno di tempi brevi per la questione precariato, non tanto per la questione della formazione complessiva della governance dentro le scuole, eppure hanno scelto i tempi più brevi. E quello che è venuto fuori, scusate, io lo considero una schifezza dal punto di vista tecnico-operativo. Cioè è stata scritta male, con delle contraddizioni interne che tra parentesi mettono i MIUR in difficoltà complessiva nella loro applicazione, nell'applicazione stessa della legge. Ora, questa cosa qui, di dire che il governo non può più fare decreti legge, non si rifiuta di fare forzature sulla legge perché è stato accusato rispetto a questo, cosa fa? Si cambia la Costituzione, si dice che si fa una legge con l'iter legislativo abbreviato e entro 70 giorni il Parlamento decide. Ora, questo mi pare un fatto veramente gravissimo, cioè di svilimento del ruolo del Parlamento, di rafforzamento in maniera esponenziale del governo, laddove lo coniughiamo poi con la legge dell'Italicum, in cui di fatto la legge elettorale premia un partito, o meglio l'uomo di fronte al suo partito. Questo è uno stravolgimento della democrazia italiana che, su questo, che credo noi dobbiamo comprendere, deve essere fatto nostro, perché è insieme con la 107 il rafforzamento del dirigente, il rafforzamento dell'esecutivo, il rafforzamento dei pochi che possono decidere e decidono autonomamente fino a un certo punto, come diceva De Grandis, noi abbiamo grandi poteri sopra di noi che non controlliamo più, che sono quelli dell'OCSE, che sono quelli del Fondo Monetario Internazionale, che sono quelli della BCE e così via, che ti fanno le lettere all'interno delle quali poi devi prendere decisioni, o meglio, adottare decisioni in ottemperanza agli obiettivi definiti da altri. Ora, se il mercato noi riteniamo non debba essere la democrazia, non possiamo nemmeno ritenere che la democrazia sia fatta da poche persone che interpretano in qualche maniera, in senso quasi metafisico, il volere del popolo. Il populismo credo che sia molto pericoloso, ma è pericoloso perché è fatto dalla classe di governo in questo momento e ci preoccupa notevolmente. Per fare questo, il problema è non tanto attaccare il governo e basta. La proposta che io faccio è che questo referendum sia la base di partenza per l'apertura di un dibattito vero nella società, non tanto nelle scuole. Stiamo attenti, perché se noi parliamo tra di noi, siamo convinti che tutto il popolo, tutta la pubblica opinione sia a nostro favore. Ma non è vero. Ma non è vero. Allora, noi dobbiamo partire, a mio avviso, dopo voglio sentire che cosa ne pensate voi, partire con questo tipo di proposta, con un percorso che, ripeto, è complicato, difficile dal punto di vista tecnico, raccolta delle firme e quant'altro, ma sapere che dobbiamo accompagnarlo anche con una visione della democrazia e della scuola che va al di là del microcosmo della singola scuola. Cioè, se pensate a una campagna elettorale referendaria in cui un governo Renzi o qualsiasi altro governo dica: avete visto? Gli insegnanti vogliono la vecchia scuola, non vogliono cambiare, non vogliono essere valutati, non vogliono questo, avete visto, dovete votare per noi perché noi siamo il nuovo, eccetera, eccetera. Stiamo attenti a questo, per cui dobbiamo essere in grado anche di presentare una controproposta su come vorremmo la scuola italiana, partendo dal dettato costituzionale che esiste già
E significa che anche dobbiamo prendere noi come categoria di docenti, e non solo, la nostra responsabilità di fare delle proposte che apparentemente possono essere pericolose e scivolose se non le governiamo noi. Ma significa che dobbiamo mantenere il governo della scuola come centralità nel collegio dei docenti, con la responsabilità che questo ha, sapendo perfettamente che le forme di democrazia che noi abbiamo espresso negli ultimi anni stanno declinando verso una specie di sfilacciamento, perché nei collegi docenti, nei consigli istituto, ma anche nei consigli comunali, nei consigli regionali e purtroppo anche in Parlamento, lo sfilacciamento rispetto alla preparazione, le competenze specifiche per decidere alcune cose non ci sono, oppure c'è l'assenza nell'attenzione e nella decisione. Per cui noi dobbiamo avere uno scatto in avanti rispetto alla capacità di fare delle proposte, garantendo il collegio docenti come centralità, diminuendo anche, perché no, il potere del dirigente. Io vorrei ricordare che del potere del dirigente ne avevamo parlato ancora quando ci sono stati i decreti Bassanini all'inizio, cioè quando c'è stata la definizione della dirigenza nella scuola. Prima c'era il preside, che era un primus inter pares, con i decreti Bassanini c'è stata la dirigenza, c'è stata la vittoria di alcuna lobby particolare dei dirigenti dell'epoca, dei presidi dell'epoca, che dopo hanno creato l'Associazione Nazionale Presidi. Ora, questa vittoria era stata vista come pericolosa. Per un lungo numero di anni noi abbiamo fatto finta che questo non fosse un problema, è diventato il problema, perché dopo il rafforzamento dell'autonomia scolastica in senso aziendalista ha creato le condizioni perché questo ruolo diventasse il ruolo dirigenziale di tipo padrone delle ferriere, come è diventato in questo momento. I padroni delle ferriere sono quelli che vanno a decidere tutto su questo, su tutto. Il problema di fondo è, per cui io credo che Villone abbia spiegato perfettamente, è il livello di discrezionalità nelle scelte che i dirigenti possono fare, laddove la legge può avere delle contraddizioni. Anche se questo può essere sempre un problema, laddove appunto si dice che siamo tutti uguali, dopodiché la scelta viene demandata a qualcuno. Noi dobbiamo invece ribaltare la questione, immaginare un modello diverso che sia quello anche diverso dalla semplice graduatoria tradizionale. Dobbiamo sfidare noi stessi e la pubblica opinione dicendo: noi vogliamo essere valutati, noi vogliamo la scuola moderna, noi vogliamo che la scuola funzioni, che gli studenti siano al centro dell'attenzione, noi vogliamo una alternanza scuola-lavoro, non così come è stata scritta nella scuola, in cui effettivamente gli studenti rischiano di diventare forza lavoro a costo zero, limitando poi per un numero di ore notevoli quello che è l'attività didattica ordinaria. Cioè il fatto di aver messo almeno 400 ore e almeno 200 ore è un fatto grave. Noi abbiamo parlato, mi ricordo, con tanti politici, compreso il sottosegretario dell'economia, dicendo: ma guardate che è impossibile fare questo, perché significa stravolgere il contesto didattico di organizzazione del lavoro della scuola. Cioè ho detto: sì, avete ragione. Vedremo cosa possiamo fare. Non ha fatto niente, cioè il testo di legge è andato avanti blindato, è andato avanti così, e ci troviamo di fronte a grosse contraddizioni. Ora sarebbe da fare un convegno sull'alternanza scuola lavoro in merito anche al rapporto col mercato del lavoro, perché questa funzione, questa figura strana del tirocinante, stagista eccetera, non si capisce bene, laddove poi nei tavoli di concertazione cosiddetti chi domanda i soldi all'alternanza scuola-lavoro non sono le scuole, ma sono le imprese. L'impresa dice: sì, io te la faccio l'alternanza scuola-lavoro, ma tu mi devi pagare i tutor esterni, perché io non ho tempo per fare questo. Cioè, siamo di fronte allo stravolgimento della scuola. La scuola che deve essere coniugata incompetente finalità della produzione e all'impresa come concetto ideale del motore del mondo. E su questo io credo che non ci dobbiamo stare. Allora io, colleghi, io inviterei tutti quanti a fare delle proposte anche di qui nell'avvenire, perché se facciamo una campagna referendaria non possiamo arrivare solamente dicendo dei no, ma dicendo che si può fare una scuola migliore, e noi possiamo anche immaginare come farla, perché la nostra esperienza ci rappresenta un punto di riferimento, non di partenza, ma di arrivo rispetto alle esperienze e alla progettazione che in tutti questi anni abbiamo in qualche maniera prodotto. Non vergogniamoci di dire anche dei no a noi stessi. La paura porta sempre, spesso, alla vittoria del nostro nemico. Vi ringrazio.
dicevo che voglio ringraziare, perché oltre a tutti i colleghi che sono, anzi mi scuso perché l'aula era troppo piccola per contenere tutte le persone che sono venute. Siamo vicini a Montecitorio, speravamo in un'altra presenza di parlamentari, sono venuti in pochi, però sono presenze diciamo particolarmente gradite, come quelle dell'onorevole Silvia Chiamenti, l'onorevole Maria Marzana, che saluto con particolare affetto perché sono sempre stati vicini in questi mesi alle nostre battaglie. C'era anche la senatrice Mussini, che però se n'è dovuta andare perché avevo un impegno di lavoro in Parlamento, ma è stata presente per una buona parte del convegno. Penso che queste presenze parlamentari vanno rilevate, sono importanti, perché io soprattutto ho avuto il piacere, perché noi abbiamo passato un anno, molti di voi me li ricordo, ci siamo visti nei mesi scorsi, compreso il mese di luglio, sotto il sole di Roma, a manifestare continuamente contro questa legge sulla buona scuola. Assieme a noi stavano anche gli altri sindacati, che diciamo negli ultimi mesi si sono un pochino afflosciati come resistenza politica, tant'è, scusate, faccio un banale esempio, io ve lo faccio con una domanda, ma secondo voi, dopo che avete ascoltato quello che hanno detto i nostri illustri costituzionalisti presenti, il professor D'Andrea e il professor Villone, su che cosa significa la legge 107, su che cosa significa la chiamata diretta, ma secondo voi, io con quale faccia potevo andare a sottoscrivere un accordo sulla mobilità? Guardate, non è che me la voglio prendere in modo particolare con i colleghi di altri sindacati, i quali spero sempre di trovare degli importanti momenti di unità, perché l'unità è importante, ma l'unità non è un valore assoluto, perché c'è prima la coerenza e il rispetto per se stessi come esseri umani e come cittadini e come insegnanti, e questo è il nostro primo dovere assoluto. Domani mattina io avrò l'orgoglio di essere uno dei cittadini che va a presentare i quattro quesiti referendari. Assieme a me ci saranno i rappresentanti di alcuni sindacati, purtroppo non di tutti, perché ci sarà il rappresentante della FLC, il rappresentante dei Cobas e di Unicobas e col mondo sindacale Finita Lì. Poi ci saranno delle importanti associazioni, prima fra tutte la LIP, che si è data tanto da fare assieme a noi in questi mesi per raggiungere, perché sapete, mettere insieme delle organizzazioni con culture diverse, interessi diversi, e alla fine trovare l'accordo su dei quesiti non è stata la cosa più semplice del mondo, ci si è dovuto lavorare tanto, però alla fine ci siamo riusciti e domani sarà una giornata molto importante, perché poi, passati pochi giorni, partiremo per la raccolta delle firme per i quattro quesiti, che lo voglio ricordare brevemente, l'ha già detto il professor Villone, sono quattro. Certo, ne avremo voluti molti di più, perché ci sono altre cose che non sono oggetto di quesito che ci scottano. Ma il primo è il potere, il primo quesito riguarda il potere del dirigente scolastico di scelta e chiamata diretta degli insegnanti. Il secondo quesito riguarda il potere del dirigente di attribuire il bonus e il comitato di valutazione che viene costituito. Quindi, secondo quesito importante. Poi c'è il terzo, che riguarda l'abolizione della parte riguardante la scuola e lavoro, di cui anche si è parlato stamattina, cioè dell'aggiunta delle 200-400 ore in più con tutti i rischi annessi e connessi. L'ultimo quesito riguarda l'abolizione delle forme di finanziamento dirette e indirette previste in questa legge nei confronti delle scuole private. Certo, poi ci sono altre cose gravissime che non sono sottoposte a quesito, perché c'è la questione dei precari, perché resta in piedi i precari che dopo 36 mesi verranno licenziati, restano in piedi le deleghe, cioè quindi non è finita. Secondo me i piani di battaglia contro questa legge non sarà soltanto il referendum, che ci auguriamo vadano bene, sappiamo perfettamente le difficoltà alle quali andremo incontro. Sappiamo come sarà difficile spiegare alla società fuori dalla scuola perché non è giusto che ci sia un capo con un potere quasi assoluto, ma dobbiamo fare questa battaglia. Poi, ovviamente, appena scatteranno
scatterà l'operatività, perché prima una giornalista fuori mi domandava: ma scusate, a buona scuola c'è già, che sta succedendo? Ma non sta succedendo niente, perché in realtà le cose peggiori della buona scuola non ci sono ancora, c'è solo tanta confusione, c'è marasma, ci sono gli apprendisti stregone che dal ministero diramano circolari demenziali come quelle sulle gite scolastiche, c'è stata la riforma delle classi di concorso dove hanno fatto degli errori micidiali che adesso non sanno neanche loro come correggere, perché se poi quando pubblico un DPR sulla Gazzetta Ufficiale e ho scritto delle stupidaggini, e per correggere le stupidaggini ci vuole qualcosa di livello almeno analogo per correggere, quindi la chiamata diretta non c'è stata ancora, il bonus non ha ancora preso nessuno, quindi l'unica cosa che abbiamo visto fino adesso della cosiddetta buona scuola è solo il regalo, la regalia dei 500 euro per l'aggiornamento, tutto lì, che poi non è assolutamente una cosa negativa. Quindi neppure i giornalisti l'hanno ancora capita, la legge 107 in realtà sta appena cominciando a dispiegare i suoi effetti, ma noi esatto, quindi per questo non si può dire è successo qualcosa, succederà nel futuro. Io visto che diceva le classi di concorso, su quelle classi di concorso ci vogliono fare un concorso, tanto per dire quanto certo poi diventare catastrofici gli errori che sembrano marginali. Assolutamente, collega, assolutamente, cioè sicuro. No, tranquilla, non c'è un problema, siamo associazioni di donne e uomini liberi, per cui se qualcuno ha bisogno di parlare, poi dopo concederemo anche ovviamente lo spazio per il dibattito, è giusto che si parli, anche perché, vedete, mentre ascoltavo i relatori facevo una riflessione. Non è il problema, non è soltanto nostro, è questo che dobbiamo dire con forza nelle scuole, fuori dalle scuole, ai cittadini italiani. Qui è ben illustrato il professor D'Andrea, qui stiamo assistendo a una restrizione continua degli spazi di libertà, è un processo micidiale che sta avvenendo in Europa, è un processo che ci sta portando in un percorso che va esattamente al contrario di quel faticosissimo percorso che nei due secoli scorsi è stato il cammino della libertà. Perché vado così lontano? Perché noi non siamo sempre stati uomini liberi in Italia e in Europa? Abbiamo avuto un lunghissimo periodo nel quale c'era il monarca assoluto che regnava. Assoluto perché legibus solutus, cioè faceva quello che voleva, perché tanto le leggi le faceva lui, ma gli altri al massimo potevano consigliarlo. Poi, dopo la Rivoluzione Francese, nell'Europa continentale, abbiamo avuto un faticoso percorso per la conquista delle libertà, per la conquista delle carte costituzionali, degli statuti. È stato un percorso dove parecchie persone ci hanno lasciato anche la vita per arrivare a questo percorso di libertà. Io mi chiedevo prima, ma se noi leggiamo lo statuto albertino del Regno di Sardegna 1848, noi stiamo facendo dei passi indietro, che poi è diventato lo statuto del Regno d'Italia e che è stata in pratica la Costituzione del Regno fino alla parentesi fascista del 1922 al 1943. Ma noi stiamo facendo dei passi indietro perfino rispetto a quelle norme. Poi abbiamo avuto la nostra grande Costituzione Repubblicana, che è vigente ma che viene calpestata ogni giorno. Guardate, sapete, io sono molto offeso dalla questione dei poteri del dirigente scolastico, ma mi offende ancora di più come cittadino la violazione che è stata fatta nel percorso parlamentare, perché quello è successo a noi per la scuola, ma un episodio, ma come succede a me oggi, succede domani un altro, cioè quando un governo, e questo è un percorso micidiale di cui non è responsabile solo il governo Renzi, sono vent'anni che restringono l'area della libertà del Parlamento in nome dell'efficienza, in nome del dover prendere decisioni, e quindi il Parlamento viene considerato un impeach. Allora che succede? Che faccio io? Faccio delle leggi di un unico articolo, 500 commi, metto la fiducia e in 24 ore faccio passare le cose senza discussione. Il Parlamento è un luogo dove i nostri rappresentanti eletti dovrebbero avere il diritto e il dovere di discutere e di riflettere sugli importanti provvedimenti che loro varano.
Allora, quando levano al Parlamento della Repubblica questo diritto, beh, certo, poi ci levano pure gli organi collegiali della scuola, ma il cittadino dovrebbe riflettere su questo, che quando comincia un cammino di restrizione della libertà, la libertà oggi finisce per me, domani finisce anche per te. Questo è il problema che si pone a tutti. Ma è come le leggi di emergenza, perché poi non è solo l'Italia, è una tendenza europea. C'è il terrorismo. Bene, allora limitiamo le libertà, perché in nome della sicurezza dobbiamo dare meno libertà a tutti. E tutti oggi siamo meno liberi, perché se andate a vedere sempre le vecchie costituzioni dell'Ottocento, che volevano garantire al cittadino, rispetto all'ingerenza del sovrano e della sua polizia, la libertà e la segretezza della corrispondenza. Ma quale segretezza abbiamo più? Oggi, in nome della sicurezza, tutti dobbiamo stare attenti, perché tutti possiamo essere intercettati, perché in nome della sicurezza fanno addirittura le intercettazioni con una specie di rete a strascico informatica, per cui possono leggere tutto di tutti. Ma questo non è un diritto fondamentale della libertà dei cittadini? Poter scrivere tra me e Tizio quello che voglio, anche delle stupidaggini, anche degli insulti, ma in segretezza. Perché questo è un diritto fondamentale, non ce l'abbiamo più, non ce l'ha nessuno di noi. Un'altra cosa, la questione dei poteri del dirigente scolastico non riguarda solo la scuola. Perché? L'articolo 97 della Costituzione, quando ci dice che tutta la pubblica amministrazione e tutti i pubblici funzionari devono basare il loro operato su due principi fondamentali, quali sono? Uno è il buon andamento della pubblica amministrazione, perché ne facciamo parte, ma l'altro è l'imparzialità. Io, insegnante, devo essere imparziale nel limite di ciò che è umanamente possibile, perché nessuno viene chiesto di essere... Quando giudico i miei alunni, anch'io sono uno che giudica, devo essere imparziale, non portato da interessi di parte. E così tutti i funzionari della pubblica amministrazione. Allora, quando io creo una ferita così grande al dovere di imparzialità, perché dico al dirigente scolastico, tu chiama chi vuoi, fa quello che vuoi, fa una trattativa privata, perché poi l'esaminare le candidature che cos'è? È una trattativa privata tra me e il candidato, come diceva bene prima il professor Villone. Ecco, quando scendiamo a questo livello così basso da considerare la cosa pubblica cosa privata, ragazzi, ma spieghiamolo ai nostri alunni, spieghiamolo alle famiglie, che questa è una concezione depravata dello Stato di diritto, è un'offesa pesantissima alla Costituzione, e che noi rischiamo di entrare in un ventennio che magari senza olio di ricino e manganello però ci priva a tutti delle nostre libertà fondamentali. Questo è il problema. Grazie. Secondo me, se le impostiamo così, e siamo in tanti, perché guardate, siamo 1 milione di dipendenti della scuola, distribuiti su 8.500 sedi di direzione, su 30.000 plessi scolastici, noi abbiamo radici in tutto il paese. Se riusciamo a avere dentro di noi, forte, il senso della missione che abbiamo, che non è solo quello di insegnare, ma di tramandare dei valori alti della libertà e della democrazia, noi possiamo vincere questa battaglia. Se la perderemo noi, non la perderemo solo noi, la perderà l'Italia, colleghi. Grazie.